Non vedevo l'ora di fare questo video perché... Che c'è Giulio? Iscrivetevi, mi raccomando. Perché oggi andremo a costruire una pixel art fantastica sulla casetta del nostro amico Pietro. Nello scorso video vi ho chiesto quale sarebbe stata la vostra scelta, perché noi non avevamo la minima idea di che cosa fare, e il 90% di voi mi ha detto: Sabri, fate una cacca gigante sulla casa di Pietro. E siccome noi gli vogliamo tanto 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 bene, abbiamo deciso di fargliela multicolore, non marrone, perché andrebbe anche a stonare con tutto il nostro mondo che bleh. Quindi ci armiamo di buona pazienza di magazzino di Andre, però questa cosa lui non la sentirà ancora. Ops, mi hai sentito? Niente, volevo dirti che ti voglio tanto bene e andremo a costruire una fantastica, meravigliosa, gigantesca cacca sulla casa di Pietro. Ci siamo! Riprendi la partita, sono qui col mio amico Giulio e il mio amico Andre. Scusa, ma perché c'è una pecora viola fuori da casa mia? Andrea, colpa di mia madre. Cosa ha fatto tua madre? Mi ha distratto mentre è arrivato un creeper. No, ce n'è un'altra. Dai, mi avete fatto uscire le pecore dal cancello. Io no, giuro. Vabbè, tanto in questo video useremo la calcestruzzo o il calcestruzzo. Se sei in camera mia... No, Giulio! Aspetta, no. Non posso dormire, è troppo distante. Vabbè, Giulio dorme con me. Allora, ho già segnato i colori con i quali faremo la cacca gigante. Quindi, bianco non lo so, non sono ancora convinta. Giallo, arancio, viola, azzurro, rosa, blu, verde, nero e rosso. Power Ranger! Ovviamente nero sarà il contorno. Allora, amici, raduniamoci al centro. Allora, vedo il mio primo vedetto. Houston! Houston, mi senti? Ancora, non con quella mano davanti, ti prego. Non ho la mano davanti. Oh! Occhio, mamma mia. Chi è che mi ha dato fuoco? È il creeper, non l'hai visto? Quale creeper? Non c'era niente. Hanno fatto l'aggiornamento, ci sono i creeper Giulio? Con gli occhi. Giulio, sergente, dove sei? Ah, già eri in camera mia. Scendi. Ha spuntato un faccione. Non voglio immaginare cosa abbia fatto qui dentro. Allora, ragazzi, siamo pronti? Vedete, questa è la fantastica casa di Pietro, dove davanti là si innalzerà una cacca stratosferica. Dobbiamo armarci di buona pazienza. Ma tu hai già l'armatura incantata? Ma guarda che bello che sei. Un cappetto rosa. Cos'hai? Cosa stai facendo? Niente. Devo mettere il tappeto rosa io. Ma che problemi avete? Cosa? Al volo, Sabri. Anch'io. Ok, possiamo. Dai, stia andando fuoco il nostro mondo. Allora, iniziamo. Andre, bisogna fare... Bisogna andare a prendere la calcestruzzo, quindi per farla ci vuole la sabbia e colorarla. Ognuno vada nel proprio inventario a vedere quanta sabbia avete. Non mi piace sto gioco. Ui, niente. Guarda là sopra. Raga, io ho un po' di sabbia. Solo questo. Stiamo registrando, avete finito di giocare con le frecce? Sabri, guarda che ha un altro effetto la tua casa con queste fiammelle, giuro. Non posso immaginare cosa avete fatto. Vai via, mostro! Tornatene a casa, mostro! La strega brucia! Guarda che è più carina, giuro. Ci siamo? Andate a vedere nei vostri inventari quanta sabbia... Ma perché sto andando a fuoco? Questo non si vedrà mai. Guarda che mira schifosa, tanto no. Muoviti, vai a vedere quanto sabbia hai. Incrociato. Oh, tu a destra, Under, tu a destra. Vai, vai. Ho un'idea, Giulio. Muovetevi, andate a vedere la sabbia che avete, dai. Il mio mondo sta andando a fuoco. Andre, andiamo. Perché andiamo? Perché ti accompagno, se no non andrai mai. Ma io so mai. Quanti ne ho. Allora, io ho 64 più 3. 65, sai? 7. Quante mani hai usato? Una sola. Ah, ok. E Andre, guarda quanto sono. Quella non è casa tua, Giulio. No, allora. Chiama l'ascensore. È una trappola. No, vabbè, due babbi. Venite fuori. Mamma mia, ha buggato tutto. Ci siamo tutti e tre? Vai, schiacciamoci. Vedo le vostre interiora. Raga, è da 6 l'ascensore. Vai, a posto. Quanti chili massimo porta, Andre? Qualcuno deve schiacciare. Io vado io. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Stiamo scendendo. 300? La sentite anche voi quella? La sentite anche voi quella sensazione di vuoto? Sì. Allora, andiamo a vedere quanta sabbia c'è. Eccola qua. No, oh no! Della sabbia. No, io lo ammazzo. Cosa? 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 No! Ok, vabbè. Abbiamo abbastanza. Ma cosa state facendo? Ha firmato la sua condanna a morte. Vuoi liberare anche l'altra? Vai.
Cosa stai facendo tu con i miei magazzini qui? Ho preso un po' di sabbia, prendetela anche voi e usciamo. Ah, non abbiamo più persone in castigo. Ciao. Ma dai, ma è andata via. Ho preso la mia sabbia. La tua poi? Ve la rimando giù. Ma l'hai svuotato? Vi ho rimandato l'ascensore, ci vediamo davanti a casa mia. Ma la ghiaia l'hai presa? La ghiaia? Sai cosa serve per fare il calcestruzzo, sì, vero? Perché l'abbiamo fatto, mi ero fatto fare bianco l'altra volta. Serve sabbia, ghiaia e il colorante. Vabbè, guarda nelle tue ceste, magari c'è qualcosa. Sono sicuro che ci sia qualcosa. Io quindi non devo prendere niente, giusto? No, Giulio, vuoi contribuire o no? Non è che possiamo usare solo la roba di Andre, usiamo per anche la tua. Per ora ha fatto morire due galline innocenti per ora. Muovetevi. Cosa serve? Quanto vi serve di cosa? Allora, io ho un po' di sabbia. Ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stack da 64. Farmate per bene. Sì, sono stata brava. Ho fatto così e le ho farmate. Io ho preso la ghiaia. Pronto, Andre? Allora, per fare la calcestruzzo come si fa? 4 di sabbia, 4... No. 4 di sabbia, 4 di ghiaia e il colorante, È il colorante. Ok, ognuno vada con il colore. Datemi la ghiaia. Te l'ho buttata per terra, ma mi sa che è ripiena. Sì, dammela. Mi hai dato qualcosa che non avevo. Tieni la ghiaia. No! Ma avete finito voi due? E lui si è autopreso. Perché le porte di Sabri non le spacchi poi? Allora, prima devo fare una cosa. Io lo faccio rosa intanto. Ma io ce l'ho già fatto il calcestruzzo. E cosa aspetti a dirmi? Allora, andiamo a fare il calcestruzzo. Calcestruzzo gialla. No, questo è lana. Calcestruzzo, aspettiamo. Arancio no, viola no, verde no. Dai, arriva quella giallo, quella rosa, azzurra, rossa, mi serve. Ma cosa che sta facendo? Sto aspettando. Non lo vuoi sapere, fidati. Ma hai fregato una porta, Giulio? No. Una volta le spaccavi ma le mettevi a posto. Gialla. Ne ho fatto 8 pezzi, adesso ne faccio altra. Facciamo anche le altre. Allora, la sabbia qua. Sabbia qua. Ghiaia qua. E anche qua. Ma quindi facciamo Pikachu allora, sicura? No, Pikachu. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Metto qui la ghiaia. Giallo, rosso. Tu, Andre, che colore hai? Un po' tutti. Faccio anche quella rosa. Ok, io ho quasi tre colori. Io c'ho nero, giallo, rosa, bianco, rosso. Aspetta, 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 Andre. Allora, giallo ce l'abbiamo? Sì, ce l'ho io. Arancio? Sì. Viola? Quale? Chiaro o scuro? Scuro. Scuro ne ho solo 50. Vabbè, massimo rifacciamo. Azzurro? 80. Ok, rosa ce l'ho anch'io. Blu ce l'hai? Il blu ne ho un botto, 180. Verde? No, verde non ce l'ho. Ok, lo faccio io. Nero? 100. Ok, e rosso? Faccio quella verde, ci sono. Dovrei averselo rosso, verde qua. 30. Raga, il colorante verde. Dov'è che veniva quello lime? Verde più bianco fa lime. Allora, il verde lo faccio io con... Proprio bella la mia colorante casa. Colorante verde e grigio chiaro, la farina d'ossa che adesso prendo. Così dovrebbe venire lime. O dobbiamo tornare a farne ancora, Andre? Allora, sabbia, 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 sabbia. Dormite poi? Aspetta che sto finendo qua. Ok, ne ho fatti per ora 48. Se ne mancano torniamo a prenderlo. Dormiamo e poi ci siamo. Siamo pronti per fare la nostra... Serve della terra per fare l'impalcatura. Guarda, possiamo farlo anche con la sabbia, così poi la scaviamo veloce. Vediamo se ho una pala qua. Giulio sicuramente ha una pala. Hai la pala che distrugge tutto, Giulio? Sì, efficienza 5. Speriamo che Pietro non loghi. A parte che il calcestruzzo indurito si scava col piccone. Vabbè, ma lei tutte queste cose ma non raga, le sa. Ma raga, polvere, devo bagnarla. Ce l'avete un secchio? Sì. Ottimo. Con la mia fontana, Sabra. Dammi, sì, ma tre prima parole. Bagniamola tutta. Dividiamoci. Gliel'ho insegnato, No, no, sono già capace, mi serve solo il secchio. Tieni, Giulio, prendi questa. Giuro, gliel'ho insegnato, Giulio, c'è voluta 40 minuti per farglielo capire. Facciamolo di fianco, così bagna anche la mia, ok? Io salgo con queste qua. Vado con le rosse. Oh, io prendo tutti i colori che ho, poi... Sì, sei andata nell'unico punto dove non bagno. Dai, ma pensavo non fossi ancora partito. Mettiti a fianco. Allora, facciamo così. Questo facciamo così e prendo un po' di terra. Ok, sto salendo, Giulio, aspettami, Andre, vieni con noi a fare il pilastro. Io vengo a levarvi la base man mano mentre no! Sono dietro due. Esatto, è Fanny. Ma che bei pilastri. Chi è quella dietro che sta perdendo? Un secondo, sono partita mezz'ora dopo. Mezz'ora! Ma non è che se continuate così arrivate al vostro razzo? No, sì, io sono già dalla mia sfera. Con le sette sfere... Ah, Sabri si è fermata. Devo cambiare la lana. Ho vinto. Quanto sei lenta, Sabri. La rosa l'hai fatto tu? Ma sono veramente altezza sfera. Io ne ho qualcuna gialla, fammi fare queste qua gialle e poi devo andare a farne altre. Giulio?
Io conto fino a 10 e poi incomincio a scavare con la pala dall'ultimo. No. Ma il suo? Ma io ho finito, cosa vuoi da me? Un secondo! Andre, tu ce l'hai già bagnata la tua? Ovvio. Ottimo. Giulio, ma dove mi stai portando? Io ho finito i miei blocchi. Sto arrivando, ma cavolo, quanti sono? Un po' di con le torce dalla seconda... No, chi è che è stato? Sei stata tu con le torce. Ma che cacchio? Io t'ho guardata e fatto tutto da solo. Sabri? Cavo io? Ma cos'è, se non muori a episodio non ti diverti? Dai, mi mancava pochissimo, quanto me ne mancava? Guarda, c'ero arrivata. Blocchi. Dai, Andre, è come... Devo scavare io, quindi? Sì, muoviti, bagni e togli. Siete stati voi con le frecce, ne sono sicura. Ma... Sì, sono rimasta malissimo. Sei una babbea. Te la meriti sta arcata. Anzi, sta pollata in faccia. Sì, te la do io la pollata in faccia. Comunque sono a livello 7. Ho recuperato un po'. Fare tutto io, male. Porca Eva. Vedo come mi a farmare la pesca. Tranquillo. Vai. Perché stai lanciando le cose così? Lo sto spronando. Perché nel momento in cui mi colpisce, sa che dopo vengo a ucciderlo. Ma non ci arriverò mai. Sei altissimo, purissimo e levissimo. Ah! Ma Giulio, perché le stai lanciando? Sono Giulio, perché sei caduto? Ma perché Andre mi ha colpito, è Pietro della Vendetta! Ok, dai, andiamo verso casa di Pietro e facciamo l'impalcatura per salire. Oh, ma cosa mi spingi? Da dove saliamo? Saliamo dal tetto, gli rompiamo il tetto. Qua c'è il tetto aperto. Dove? Mi ricordo dove. Ma cos'è sta sopra, casa sinistra? Ma che roba fa? Oh signor, vedete il nome? Ma Pietro, quindi piove in casa? Ma è tutto strano, il fatto di uomini. Meno male che ho perso l'esperienza tanto ora, chissà quante volte morirò. Dove parte la cacca? Dal centro? Dai, dove vogliamo? Dov'è la gamer? Sono caduta, sto salendo. Ah, ok. Fatto, da qui parte la cacca. Ma non conviene che qualcuno dà direttive e gli altri lavorano? Oh no, ognuno prova. Sì, io do le direttive. Aspetta che non vi trovo. Iniziamo già malissimo con le direttive, se devo essere sincero. Ma cos'è che non trovi? Qua? Ma veramente? Ma basta che salti di lato! Ma cosa stai facendo? Ok, fatto, eccomi. Oh signor. Allora, a che altezza la facciamo? Ma tu le direttive le dai a un centimetro di distanza. Hai ragione, scusate. Allora, io mi alzerei di 5, lasciamo 5 aspetta, di stacco. Giulio, sei spostata di 2 blocchi, aspetta. Adesso non posso darle le direttive. Hai ragione, devo andare prima qua. Prima dovrei dirci la base, non di quanto allora, ci alziamo. Allora, la base è 11. È enorme. 11 di base e staccatevi di 5 di aria. 5 di aria, no 1. Ma va, ma che 5 di aria? 5 di aria, sergenti. Ma è tantissimo 5 di aria. 3 allora. 2. No, ma poi non si vede 2, fate 3. Ma si vede tantissimo. Ma hai presente? Chi dà le direttive? Io, 3. C'ha ragione però, eh. Però è di fronte a casa mia sto scempio. Dai, muoviti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma non contare. Mi manda male così. 11 di base. Poi... Non so quante ne ho fatte. L'ho fatto giusto? 6, Andre. Io non lo so, mi sono perso. Intanto vado qua davanti a vedere se si vede. Fai così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, tu sei un 6? 7, 8, 9, 10, 11. Ok, sì, la base si vede. Adesso salite di uguale, soltanto due a destra e due a sinistra. Non c'è divertimento. Non ho capito. Due a destra e due a sinistra, il livello superiore. Ah, forse ho capito. Oltre ai 9, bravissimo. No, aspetta, allora aspetta. Vedo che quello a sinistra ha capito, vado a dormire, sconnettete un attimo. Ok, perfetto, no, Giulio, a destra. Giulio. Non si capisce come... Ho l'arco in mano, ti dico solo quello. Ok, io dirigo i lavori in corso da qua. Adesso, invece... Dall'ultimo esterno, sinistra e destra, salite di 2. Bravissimo, Giulio. Forse immagino che sarà così. Gli obliqui, no? No, come ha fatto Andre. Bravissimo, Giulio, però... Ora, quello dove siete voi, rimane buco e rientrate di 2. Quindi mettete un pezzo di terra dove siete voi. Ma mi devo alzare di 2 o di 3? Sono pari a Andre? Deve essere alto 3. Vi ho detto alzatevi di 2 perché deve essere alto 3. Quindi 1, 2, ma cosa vuol dire? Ma che italiano è? Alzatevi di 2 perché deve essere alto 3. Vabbè. Ok, Andre, ci sei. Mi devo alzare quindi. 3. Ok, ora un pezzo di terra. Pezzo di terra, bravissimo. Bravissimo. Adesso andate in dentro di 2. Ottimo. Ok, sul pezzo esterno alzatevi di un altro. Esterno, no interno, Giulio. No, Andre, non sulla terra, su quello prima. Ma cosa
E tu hai detto sul pezzo esterno? Devi occultare la terra! Oh signo, ma quello è esterno! Bravo, Andrea ce l'ha fatta! Bravo. Ah, io sono bravo! Ma cosa, perché ci hai fatto entrare di due? Oh, fermo, è fatto così la pixel art! Bravo! È piccolina poi, Giulio, tranquillo! Ok, sopra di voi mettete una terra! Una terra? Ok! Sì. Smettetela! E Andri adesso accanto alla terra dentro di uno. Dentro di uno. Ok, sopra una terra. Bravissimi. Ah. Dentro di due ora. No, aspetta. Dentro di due. Sto anche lo so battendo. Perfetto. Adesso sopra una terra. Nel punto più interno. Esatto. Okay. Dentro di due. Dentro di due. Ok, perfetto. Adesso sopra quello più. Il nero più esterno. Sopra di uno. No, più esterno, Andri, non più interno. Cacchio. Spacco tutto. Non bravo. Ok. Ma Giulia cosa sta facendo? Non lo so. Adesso, di fianco a voi, mettete terra. Di fianco, noi abbiamo due fianchi, destra e sinistra. Esternamente terra. Bravissimi. Okay, terra. Sopra la terra, un nero. Nero. Perfetto. E adesso, al livello successivo, dovete chiudervi. Vedete che vengono fuori da non so quanto, però dovete chiudervi. Mettete un terra. Livello successivo vuol dire che dobbiamo salire. Sì. E chiudete di tre. No, viene, non ho capito, viene piatta la cima? No, bisogna mettere un cavolino. Così? Sì, ora solo in mezzo tre e poi c'è il cacchino di uno. No, è sbagliato. No, ma non è da tre, è da due a noi. Era già da tre. A noi ci piace, a posto. Era già da tre. Adesso levate tutta la terra, vediamo ecco. Come esce. Abri, ma che cacchio ci hai fatto fare? Le direttive peggiori. Secondo me è la base. Dimmi dov'è che è asimmetrica, Sabri? C'è un punto che è diverso dall'altro, dici dove. Non lo so, l'avete fatta voi. Ma massacriamola. Prendiamo. Vabbè, ma Pietro non si merita una cacca asimmetrica, no? Giusto. Vai, togliete la terra. Sì. 100 punti. Sto morendo. Dobbiamo fare gli occhi adesso. Io ho paura di allontanarmi per vederla da lontano. No, da lontano è bellissima, Andre, te lo giuro. Al terzo livello in altezza, partendo dall'esterno, terzo blocco e quarto blocco bianchi. Andre, hai capito? Ok, accanto a quelli due neri. Ok, sopra i due neri, altri due neri, più uno interno e uno esterno. Perfetto. Sopra ancora uguale. Adesso ne togliete uno, scegliete quale per mettere la pupilla, tra virgolette. Magari lo facciamo tutti e due nel terzo. Mamma mia, ora che è team. Dai, team. Terzo da destra o da sinistra? Decidete voi dove volete. Lo facciamo strabico? Sì. Vai. Allora, quindi no, così il contrario, Andre, tu metti la sinistra? Non riesco a capire quale sia la sinistra. No, tu esterno, Andre, e io esterno. Esatto. No, anche tu esterno per farlo strabico. Okay, perfetto. È quello bianco e sopra al centro due neri. Sì. Al centro? Al centro due neri, non quello esterno, esatto. Perfetto, gli occhi sono stati fatti con le guance. Adesso, primo strato io lo metterei giallo, che almeno diventa bello vampa. Bello! Secondo strato, andiamo in ordine arcobaleno, arancione. Ce l'ho. Ce l'hai, meno male. Prossimo, rosso. Sopra, rosa. Manca al centro e a sinistra. Grazie. Anche dall'altra parte. Dall'altra parte vuoi fare. Ma vedo qualcosa? Uno che salta. Chi è che salta? Io. Accanto al rosa ovviamente ci andrà il verde. Verde. Esatto. Quello non ce l'ho. Gliel'ho dato a Giulio. Forse ce l'ho io. No, ce l'ho io. Dimmi che ce l'hai. No, ce l'ho un po'. Ottimo. Vieni, Andre. Ce l'hai? Ma vi state lanciando il calcestruzzo così? Come i veri muratori. Prossimo, azzurro. Non ce l'ho. Ah, dai, adesso. E adesso? E tu non avevi il verde, buffo. Ne te ne do due anch'io allora. No! Levati! Ah! Ti devi levare! Prossimo, blu. Spostati dalla mia piazza. Dai che la merda è bellissima. Blu. Ce l'ho. Ce l'ha Andre, ne va 150. Ce l'ho io. Oh! Ho degli amici stupidi, non ci possiamo fare niente. No, è partito il nero. Ma è blu? Sì, sì, è blu. Prossima, viola. Viola chiaro scuro. Cominciamo con lo scuro e dopo il chiaro. Non ce l'ho lo scuro. Ma come? Ah no, ce l'ho, è vero. Viola scuro. Passa. No, passa! Viola chiaro. Ho vinto. Ottimo. E vieni, ora Giulio. Ripetiamo. Arancio e giallo. Ragazzi, è bellissima. È la cosa più bella mai creata finora su Minecraft. E giallo. Però faccio io.
dai. E adesso, bravo. Giulio, puoi fare quello che vuoi là sopra. Raga, è bellissima, ve lo giuro. Poi Andre, stanotte la facciamo spessa 2, no! Che è ancora più bella. Sì, sì. Venite già a vedere quanto è venuta bella. Ragazzi, che direttive. Persissima. Posso dirti che è veramente brutta orizzontale? Raga, è bellissima. È veramente bella. Dici la colorazione in obliquo? Vabbè, stanotte vedremo. Anzi, magari ne me lo direte voi nei commenti. Secondo voi è più bella se mettiamo, diciamo, la colorazione in verticale? Ma a me piace, cioè in obliquo. Io in obliquo. Ma a me piace tantissimo in realtà così in orizzontale. Giulio, cosa ne pensi? Pensavo peggio. Vero? Allora, ragazzi, la nostra pixel art per Pietro è venuta un bijou, una meraviglia. Consigliatemi qui sotto nei commenti se sistemarla o fare... Andre, che cosa vuoi? Mi stai mangiando il mio panino? O fare qualche altra pixel art. Cioè, io dirigo Houston, dirigo i lavori e loro operano. Scrivetelo qui sotto perché a me piacciono un sacco e arredano il nostro mondo. Il resto c'è qui Giulio, quindi... Ti vogliamo bene e ci vediamo domani con il prossimo video. Mandate un bacio. Basta darmi fuoco. Muri buon. Muri buon. Muri buon.